i cavi di destinazione della particella 241, cioè quello da donare, da parcheggio in attività ricreativa e l'edificazione a quella spesa delle terrestrici che alcune opere di mitigazione del impatto acustico a confine con la proprietà. Questa è la proposta che in qualche modo era stata concordata, ma che poi non è andata in fondo perché ci sono state difficoltà dal punto di vista urbanistico, nel senso che questo cambio di destinazione pareva che non si potesse vedere. Sulla base comunque di tale diciamo così, indirizzo, questa amministrazione sta proseguendo la possibilità di trovare un accordo con la Città San Pellegrino, il Servio di Maria, a condizioni ulteriormente migliori rispetto a quelle che in questo modo la Presidente Giunta era giunta a proporre, e sarà cura di questa amministrazione informare il Consiglio Comunale di ogni fatto rilevante sulla vicenda. E le vicende dove riconosco la ragione di spiegare che ci sono stati dei ritardi, e quindi ci si è subito adoperati affinché si possa giungere un accordo bonario che possa evitare quindi anche un aleatorio contenzione, perché però, come si va in questi casi, il rischio di soccombenza può essere anche elevato. Quindi trovare un accordo con la San Pellegrino migliorativo rispetto alla proposta in qualche modo concordata con la Presidente Giunta o comunque in qualche modo perseguita dalla Presidente Giunta da raggiungere in tempi brevissimi. Perché è evidente che comunque l'accordo raggiunto con la società Archeo Estate, che prevede praticamente il prolungamento del lungomare dalla zona Fusco fino a dopo la via Basilio, fino alla Cresta di Speriale quasi, il prolungamento della via dei Platini, l'ampliamento della via del sono opere pubbliche di rilevante importanza per la qualificazione turistica del nostro territorio. Sono previsti un accordo, abbiamo ceduto in cambio di queste opere che si devono fare un tratto di strada comunale, è necessario quanto prima, in pochi mesi, raggiungere l'accordo. Grazie, a lei consigliere Sagari la parola. Ma devo dire che non mi ritengo soddisfatto della risposta, ma non per partito preso. Non mi ritengo soddisfatto per il semplice motivo, ovvio l'interrogazione è arrivata troppo presto, tant'è vero che il sindaco dice che tra qualche settimana verrà in consiglio a relazionare, però effettivamente non dice quello che io ho chiesto. Se la direzione ritiene di acquisire le aree tramite la cessione penale, si chiede di conoscere tutte le proposte avanzate da questa amministrazione. Quelle avanzate dalla precedente, sempre agente dal sindaco, che c'erano dei problemi e ci sono altre proposte che lei in questo momento non mi dice. Quindi non posso essere soddisfatto della risposta che lei non mi dice quali sono le proposte di questa giunta verso questi servi di Maria, quindi la San Pellegrino, cose che io chiedevo invece. Io la mia domanda era precisa, netta. Indipendentemente da questo, devo anche dire che su questa partita il nostro gruppo, il nostro partito, si è stato contrario, anche perché, indipendentemente da quello che è avvenuto in tutti questi anni, anche perché prima di sopprimere una strada, bisognerebbe trovare sempre, quindi bisogna prima e al limite poi vendere la strada. Si dice anche che non avremmo in questo momento i soldi per espropriare questo tratto che va dalla fine di via Platini fino a via D'Azeglio, perché i soldi che abbiamo ricevuto per la via Rossa li abbiamo già spesi. Devo anche dire che prima di fare la interrogazione io mi sono recato due volte inutilmente dall'assessore Piccioni. Due volte ho aspettato il sindaco, perché non volevo fare l'interpretazione, e sono andato anche con il dottore, il quale mi ha riferito che era tutto in mano al sindaco. E io infatti sono andato al sindaco, però per ben due volte posso aspettare delle giornate per fare così. Adesso praticamente
mi sembra anche un po' presupposto il fatto che un consigliere fa un'interrogazione e non ci dà una risposta. Quindi devo dedurre o che ancora la risposta non c'è, come presumo che non ci sia, oltre a che sono passati 6 anni, forse anche di più, e quindi forse, diciamo, prendiamola come auspicio, la mia interrogazione è di spingere perché questa volta ci sia, quindi almeno una parte di merito su questa vicenda, cioè, comunque la risposta all'interrogazione, cioè alla sua situazione, è insoddisfacente. Consigliere, con l'auspicio, grazie. Grazie. Allora, ci sarebbe un'interrogazione proposta da me, Sibille, però diciamo che la risposta a questa interrogazione è rinviata a un prossimo consiglio comunale. È d'accordo, consigliere? Sì, va bene, sono. Ora facciamo un'interpellanza proposta da Silvini sul turismo delle rotte. Sindaco, lei la parola, perché stasera funziona così. Sì, il consigliere Silipini cita una recente norma entrata in vigore nel mese di luglio, in forza del quale sono state istituite in gergo le cosiddette rotte. Le rispondo così. Premesso che la legge 15 luglio 2009 numero 94, denominato anche il pacchetto di sicurezza, contiene al proprio interno disposizioni in materia di sicurezza che istituiscono la creazione di comitati formati da assistenti civici per la sicurezza in gergo rode, e che in data 8 agosto è stato prolungato il decreto attuativo da parte del Ministero degli Interni, che regolarmente rende operativo l'utilizzo di tale strumento. Quindi si chiede all'amministrazione, in particolare al sindaco che ne ha la facoltà di concerto con il prefetto, se si ritenga di autorizzare il procedimento, ovvero il monitoraggio da parte di questi gruppi di volontari del territorio, se intende valersi dell'ausilio di questo strumento per garantire ed eventualmente implementare un diritto come la sicurezza, e se le sono pervenute richieste da parte dei cittadini per formare sopra citate rotte. Questo è quello che ci chiede Silvio. Scusa, ma ho perso la risposta. No, il vecchio domanda. Non sono pervenute tutt'oggi richieste per la formazione di ronde e questa amministrazione, pur potendosi avvalere l'intesa del prefetto, non intende ricorrere ad utilizzare tali strumenti collaborativi. Pur nella consapevolezza che la sicurezza dei cittadini è e resta un bene primario da perseguire in ogni modo, vi è altresì il convincimento che quello misanese sia un ambito territoriale ancora sano, impermeabile all'infiltrazione della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, nel quale la maggioranza delle persone ben vivi per storia, tradizione e cultura, un elevato senso civico, un forte spirito collaborativo sia con questa civica amministrazione che con le forze dell'ordine. Ogni ulteriore sforzo, se necessario, dovrà essere finalizzato a rinsaldare il tessuto sociale e a favorire, ad esempio, l'attività di diversi comitati di infrazione.